Ora vedranno quelle stupide. Se i ragazzi ci aiuteranno, avrò la mia rivincita. Deve essere faccia. Pronto, tesoro mio? Che cosa vuoi da me ora? È quell'idiota di Agostina. Puoi smetterla di gridare, Agostina? Sì, è ovvio, ma sai una cosa? Non ho paura di te né della tua amica. Che credete di essere? Dai, dai, quando e dove? Dimmelo, dimmelo. Va bene, verrò con Valentina. Non ho bisogno di chi mi guarda le spalle. Mi hai sentito, idiota? Nicholas, ho rovinato tutto. Perché? Che è successo? Che ha detto? Perché ora ci hanno dato appuntamento al capannone, ma come facciamo? No, 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 non abbiamo il tempo per preparare tutto il nostro piano. Non si può fare, no, Maya. No, ora muoio, ora muoio, ora muoio. Calmati, calmati, Maya. Il fatto è che se adesso lo vado a raccontare a Federico non mi crederà mai. Bene, bene, e respira. Ora chiama Valentina, dille di venire qui e io cerco di pensare a cosa potremo fare. Mi verrà in mente qualcosa. Valentina, sono Maya. Ascolta, le ragazze mi hanno chiamata per vederci ora. Per favore, ho bisogno che tu venga qua. Maya, sei matta? Oggi non posso, il parrucchiere, digli di fissare un altro giorno. Ma mi hanno chiamata loro, che ci posso fare? Aiutami, non puoi lasciarmi sola, Valentina. Scusa, ma la mia analista ha detto che non mi devo far plagiare da nessuno. Ma di che stai parlando? Noi siamo amiche per la pelle o no? Sì, e ti voglio un sacco di bene, ma non voglio litigare con quelle selvagge. Pensa come si ridurrebbero i miei splendidi capelli, Maya. Se vuoi ti cerco un casco, tesoro, non so, per favore. Sai cosa, Valentina? Grazie, sei carina, grazie, ciao. Non ci posso credere, se sono sola mi ammazzano. Se non vado con Valentina mi distruggeranno. Che succede? Perché mi guardi così? Flor, tu mi vuoi bene, vero? Sì. Ma tanto, 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 tanto. Sì. E mi aiuteresti se avessi bisogno, no? Cerchiamo di dimenticare quello che è successo tra di noi. Ora ho bisogno di ricominciare il mio rapporto con Federico, ti prego. Quindi mi stai più o meno scaricando? Ma tu mi piaci. Voglio solo che non ti illuda, perché non te lo meriti proprio. Ah, ti piaccio. Per favore, Pedro, sii buono. Ho bisogno che tu mi capisca. Voglio stare bene con Federico. Amici. Tu credi all'amicizia fra uomo e donna? Io ti prometto che saprò ricompensarti molto bene. Amici. Va bene. Solo amici. Dai, su, muoviti che Flor si sta cambiando. Ti rendi conto che sto già facendo dei miracoli, Maya? Senti, non è bisogna facile. Fare il possibile. Vuoi che Federico ci creda sì, o no? Sì, è ovvio che voglio. Bene, sì. Allora muoviti, io vado a vedere a che punto sta Flor. Non ci credo che sto facendo tutto questo, Maya. Hai delle idee così inutili. Ecco, Flor è pronta, sbrigati, ci sei? Ma ti rendi conto che non riusciremo neanche a uscire dalla porta di casa? Non hai pensato a questo? Oh no, hai ragione. Non ci credo, si sono svegliati i neuroni. Alleluia, signore. Però ho trovato una corda, così la possiamo usare per uscire. Di chi sarà questo? Di Maya non è. Oh, forse... No, 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 Maya non lo riempie questo. Nicholas, sei lì dentro? Sì. Sono Martin, posso entrare? No, no, non puoi, non puoi. Ma perché? Va tutto bene? Sì, va tutto bene, ma non devi entrare per nessun motivo al mondo, ci siamo capiti? Capito. Bene, ci siamo, qui c'è la cassetta, la telecamera è non pronta. Non ci siamo scordati no, nulla? No, non manca niente. Bene. Visto? Scusatemi. Che cosa fai? Ti avevo detto di non entrare, non era chiaro. Va bene, scusami, ma io... Che ci fai, signore, ci sei? Non ridammelo! Era in bagno, che vuoi che ci faccia io? Scusami, non prenderla come un'invasione nella tua intimità, ma sono entrato no, perché... No, no, va tutto bene, davvero, non preoccuparti, è tutto Vai. A posto. Ora andiamo da Flor, andiamo, andiamo. Ciao. Ciao, Martin. Divertiti, eh? Ma perché io rimango ancora in questa famiglia? Sei perfetta, andiamo, muoviamoci. Metti il reggiseno nella scatola. Attenta. E... Si può sapere che cosa state facendo? Fede, io ti posso spiegare? Non si faccia strane idee. Non è proprio come se hai fatto punto per punto quello che... Silenzio! Ora me lo spiegate, ma uno alla volta, capito? Comincia tu, Nicholas. Perché sei tornato a casa vestito da donna e adesso hai un reggiseno in mano? Il reggiseno è mio. E la corda? E la corda è mia.
Sì, ti vuoi impiccare stanotte o volete solo calarvi dalla finestra? Ma che gran bella battuta, signore! No, questa corda è per... Tieni la corda, Maya, facciamo vedere che cosa facciamo insieme. È fatta per allungarsi. Vuole allungarsi anche lei? E allunga da un lato all'altro. Fare spesso questi movimenti con il corpo aiuta a rilassarsi. A lei farebbe bene in questo momento. E per rilassarti ti metti la divisa della scuola di Maya. Lo dice per questa? Non renderti ridicola, ti prego. Rispondimi una volta per tutte. Che stai facendo con quella? La divisa in realtà l'ho messa perché Maya... È facile da spiegare, perché volevo farmi una gonna certo. uguale a quella della divisa, ma che non fosse proprio certo, come la divisa. Certo, una, diciamo, e... per uscire. Florence, ecco, una per uscire. Florenzia, tu sai cucire. Ma è ovvio, certo che so cucire, ma per chi mi ha presa? So cucire talmente bene che potrei rifare tutti gli orli delle tende. Andiamo, Federico, non ti arrabbiare. Le ragazze mi stanno solo aiutando con l'attrezzatura video per registrare le prove di My Fair Lady. Lo spettacolo della scuola di cui ci ho parlato tanto, te lo ricordi? Sì, questo me l'hai già detto, sì. Me ne hai parlato tante volte, sì. Certo, mi ricordo. Che carino, che bel clima, un caffettino? Molto carino, vero? Sì, c'è un bel clima, è vero, ma dimmi... Perché stanotte sei arrivato a casa vestito da donna con la scusa che la protagonista si era ammalata o non so cos'altro? Te l'ho già detto, Federico. Mi hai detto cosa? Perché voi tre non finite con le menzogne e non mi dite favore. Cosa sta succedendo? La deve smettere, i ragazzi non le stanno mentendo. È davvero brutto non credere a quello che le dicono. Sul serio, è un esempio orribile. Lei dovrebbe educarli, questi ragazzi. Sappiamo tutti che non le piace chiedere scusa e che non è le piace vero. Cedere, però dovrebbe... È vero. Mi avete stancato. Tutti e tre mi avete stancato. Mamma mia! Tu che mi hai preso il cuor, sei tu per me il vero amor. E tu signora, signora, ma io dico non si può lavorare in silenzio. Proprio oggi che c'è un po' di pace in questa casa. Mi sta facendo impazzire con queste urla. Queste urla? Ma per favore. Ma se io cantare come grande canarino. Sì, certo. Perdona, dire barzelletta? No, non ci faccia caso. Non è per lei. Io volerei sapere immediatamente di che ridere. Voglio guardarti negli occhi, mio amore. E dirti finalmente tutto quello che sento. Scusare, Fräulein Sofia, si può sapere dove andare lei? A incontrarmi con il mio destino, guardarlo negli occhi e dirgli quello che sento. Fatemi gli auguri. Ciao. 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 Lo assaggio solo. Lei sapere dove sta cantando Fräulein Sofia? No,